Ed eccoci di nuovo in onda e insomma, quindi dobbiamo parlare di questo bellissimo evento che sono la firma dei trattati di Roma del 1957. Diciamo che questo è un anno un po' particolare, perché? Perché ricorrono i 60 anni del Trattato di Roma, i 30 anni del progetto Erasmus, e poi dopo ne parleremo, sono anche i 25 anni del Trattato di Maastricht, ma contestualmente a tutti questi bellissimi eventi è anche l'anno nel quale il Regno Unito lascerà l'Unione Europea e quindi da 28 scenderemo a 27. Chissà che magari un giorno noi recupereremo la Scozia e l'Ulster per tornare a Vabbè, tu perché essere. sei un secessionista, però No, dovremmo vedere. secessionista dell'Inghilterra, del Sei un Regno Unito. secessionista del Regno Unito. Dopo Volentieri. 300 anni, Regno Unito, basta, ci Dimmi. siamo stancati. Torniamo alla vecchia cara Inghilterra. Perché quindi 1957 firma dei trattati di Roma, una data fondamentale. Perché? Perché sono solamente 12 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Quindi l'Europa, che non è l'Europa, diciamo, è così, è solamente il continente Europa. Non esiste un'istituzione che si possa definire Europa. C'è però la CECA, che è stata scritta, cioè, è stata sottoscritta da sei paesi. Che sono la Francia, la Repubblica Federale Tedesca, l'Italia, il Lussemburgo, il Belgio e l'Olanda. Ricordiamo la Repubblica Federale Tedesca perché la Germania a quell'epoca era divisa in due stati. Anzi, era stata proprio appena da poco tempo era stata varata la Repubblica Federale Tedesca e poi nell'anno Esatto. dopo, nel 1950, la Repubblica Democratica Tedesca, la DDR. Parliamo 1949-1950. Nel 1951 viene firmato il trattato costitutivo della CECA, cioè della Comunità Economica Europea dell'Acciaio e del Carbone, che è un primo esperimento di unione, diciamo così, economica, da un punto di vista però puramente mettiamo insieme le nostre risorse di acciaio e di carbone, quindi è una intesa solamente economica in un determinato settore. È un'intesa anche però che ha una valenza politica importantissima, perché sappiamo che la Germania in poco tempo stava recuperando su tutti i fronti economici e monetari, appunto con gli altri paesi dell'Europa centro-occidentale. E la Francia aveva paura, ovviamente, che, visto il loro grandissimo bacino minerario della Ruhr, quello della Saarland, appunto, potesse superare la produzione di carbone d'acciaio. E per evitare che venisse superata, hanno deciso di fare questo esperimento sovranazionale, cioè mettere sotto Esatto. un'alta autorità comune, a cui poi si sono uniti anche i tre paesi del Benelux e l'Italia, ovviamente. Ma questo ha un valore ancora aggiunto a livello politico, perché se si mette sotto un'unica autorità comune il carbone d'acciaio, il mezzo che è il carro armato più utilizzato nella seconda guerra mondiale, cioè quello che ha mosso la guerra, l'ultima guerra in Europa, quella devastante, non può più essere costruito da ogni singolo stato. Quindi, se vorrò fare un carro armato, io tedesco dovrò chiederlo al francese, e quindi non si farà più la guerra, perché le ultime tre guerre in Europa le abbiamo viste dai francesi e tedeschi. Quindi siamo nel 1951, il progetto di Unione Europea viene ventilato perché? Perché? Perché ci sono i federalisti. A Diciamo che il Ventotene. progetto di un'Europa unita è un progetto antichissimo che addirittura risale a Mazzini, che vedeva in un'Europa unita, non più di un'Europa di nazioni, ma un'Europa unita culturalmente e nella pedagogia, insomma, tutta la pedagogia E infatti fondò mazziniana, la giovine la giovine Europa. Europa. Altrettanto famosa con la Giovine Italia. Siamo nel 1951. I leader, allora, i tre grandi leader dell'Europa, chi erano nel 1951? Beh, sicuramente l'italiano Alcide De Gasperi, che a quel tempo era presidente del Consiglio dei Ministri, un cattolico, ma laico, trentino prestato alla giovanissima Repubblica Italiana come presidente del Consiglio. Carica che manterrà fino al 1953, quando poi morirà nell'anno successivo, nel 54, formando otto governi, tra formando l'altro, otto quindi governi, tra l'altro, grandissimi. sbattuto solamente da Andreotti, dal suo pupillo, mentre l'altro grande padre fondatore è naturalmente Schuman, che non è presidente del Consiglio, ma è il ministro degli esteri del governo, pensate un Adenauer. po', del governo socialista francese. Ah, ok. Schumann, il quale appunto il suo cognome ricorda qualcosa di tedesco, perché infatti nasce in Alsazia. Nasce in Alsazia che al tempo era una zona tedesca, ma lui Esatto. poi combatterà per
per i francesi e acquisirà la cittadinanza francese. L'Alsazia-Lorena è sempre stata al centro. Sempre stata contesa. Tra 1870 e 1914 tedesca, ma poi dopo. Però vediamo che poi alla fine darà la nascita, darà i natali a uno dei padri fondatori. Altro grande padre fondatore, naturalmente, è Konrad Adenauer, il cancelliere che terrà la Repubblica Federale Tedesca dal 49 al 63, della CDU, il partito di centrodestra, sempre di ispirazione cattolica. Bene, questi tre capiranno che per uscire dall'incubo di una terza guerra mondiale, per uscire per non fare la fine del vaso di coccio tra i due vasi di ferro, cioè tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, gli stati devono uscire da un'ottica di nazione e devono unirsi. Unirsi però come? Perché non è ancora, diciamo così, pronto il tempo di una Unione Europea. E noi vedremo come. Subito dopo però la musica. Io ho capito, mi stai dicendo dopo Schumann il terzo leader, stai dicendo Adenauer. Invece tu mi hai detto del governo Adenauer. Dove ero partito, cioè proprio sulla infatti mia. Infatti dicevo Schumann, perché mi ha detto che è il ministro degli esteri. Anche perché è francese. Infatti ti guardo, infatti ti ho guardato così. Ma che cazzo era? No, ero proprio partito, ma prima che ancora mi dicessi così. Senti, tu la sai la storia della CED? Che è bellissima, è fighissima. Se vuoi dilla. Diciamo sì. Che insomma è importante. E poi fammi dire una cosa sul 55. E poi fammi dire una cosa del 55 e 56 che è importantissima per il passaggio, cioè l'incontro bilaterale, certo, fra Adenauer e Mollet, il premier presidente francese. Mollet, il presidente. Ah, Mollet, sì, il presidente del Consiglio. Non sì. Mollet, non. Sì, sì. Sì, è vero, ci stavano questi due che mi mandavano. Tu hai sia CE che UE, scusa? Tu hai sia CE che UE? Sì. O solo UE? No, diciamo che fa le differenze tra comunità economica europea. Però cioè, alcune cose le ha detto tu. Chi ci segue? Quella della comunità europea del carbone e dell'acciaio. Cioè, non so se prenderla alla larga. Allora, ma tu devi dire solamente quali sono le differenze. Diciamo che adesso non ci soffermeremo per quanto riguarda gli aspetti giuridici. Perché non c'è nel tempo. Io questo come differenze, che praticamente l'Unione Europea unisce nella stessa struttura la comunità europea. Che le comunità europee. Le sì, comunità sì. Europee con Euratom e CECA. Poi politica estera di sicurezza comune. Esatto, la cooperazione in materia di giustizia. E questi tre settori sono caratterizzati da processi decisionali diversi. Esatto. Cioè questo il primo, solo questo? Sì. Solo questo. Ok. Noi ti daremo l'assist, te lo forniremo, quindi non ci sono. Ieri ho fatto certi assist a calcio. Lascia stare. Due grossoni ho fatto. Nessuno la devo si in rete, però che devo farci? Che ti fa? Non colgono fra poco. Non colgono i suoi. Io non vedo chi ci segue, quindi chi vuole insultare possa insultare. Francesca ci sente. Allo scorso attentato a Londra mio cugino ci è passato dopo poco tempo, dopo pochi minuti lì. Infatti abbiamo transennato tutto, mi ha raccontato. E questa era Fantasmi. Esatto. Noi ritorniamo però in onda, aggiornandovi su quanto sta accadendo a Londra. Le vittime sono 4. Un agente di polizia che è stato accoltellato dall'assalitore vicino al palazzo di Westminster, che è la sede del Parlamento britannico, due civili e l'attentatore, perché ricordiamo che l'assalitore ha prima investito la folla sul Westminster Bridge, che ricordiamo un attimo, è il ponte, uno dei ponti più famosi di Londra, vicino al palazzo di Westminster. Ha prima urtato le persone falciandole, ci sono 12 feriti, e poi è sceso dalla vettura e è andato verso il palazzo del Parlamento e ha coltellato un agente che a quanto pare però è morto nell'assalto. Quindi il primo ministro Theresa May, che stava appunto facendo il suo question time, cioè
l'opposizione fa le domande sull'attività di governo nell'ultima settimana, è stata subito scortata fuori dal Palazzo del Parlamento, così anche i comuni, i nostri, grosso modo, i nostri deputati e anche i lords che erano riuniti, e ovviamente tutta l'area è stata transenata, e quindi anche qui vedremo poi quali esiti avrà un attentato del genere. Noi però ritorniamo nella storia, la storia della Comunità Economica Europea, perché ricordiamo sono i 60 anni della Comunità Economica Europea, anche se sono però già, diciamo che è stato già celebrato i 25 del Trattato di Maastricht. E stavamo appunto dicendo che nel 1951 la CECA, e poi ci sono due altre tappe fondamentali che porteranno alla Comunità Economica Europea e alla firma dei trattati di Roma. E cioè? Il primo passo, quello fondamentale, è della CED, cioè la Comunità Europea della Difesa. Da una parte c'è l'Unione Sovietica che spinge, e si pensava inizialmente che in un'ipotetica invasione, spinge in questo caso ancora politicamente, sfere di influenza, la difesa si sarebbe dovuta attestare sul Reno, cioè su quella vecchia linea Maginot che era stata appunto quella francese famosa della prima e della seconda guerra mondiale. Però si pensa, visto che l'Europa si sta formando, i paesi europei stanno formando, la Repubblica Federale Tedesca sta rientrando in un contesto dopo essere stata accusata, come anche giustamente al tempo, di aver causato la seconda guerra mondiale, si pensa di spostare più ovest, anche perché c'è una tradizione importante militaresca, appunto quella tedesca, di spostare più ad ovest questo confine, quindi proprio con la cortina di ferro, quindi proprio con Berlino, con la Repubblica Democratica Tedesca e la Repubblica Federale Tedesca. Il confine fra il secondo mondo e il primo mondo sarebbe stato quello. Però come fare? Che cosa fare? Gli statunitensi recepiscono uno di quei rapporti, di quei dossier chiamato NSC 68, che dice, e questo sarà praticamente il mantra di Dwight Eisenhower, allora presidente federale degli Stati Uniti d'America: gli europei devono difendersi anche da soli, devono contribuire a difendersi da soli. Non possiamo fare come nella prima e nella seconda guerra mondiale, in questo caso ipotetico una terza guerra mondiale, quella con l'Unione Sovietica, rintervenire nuovamente noi statunitensi, e quindi devono formarsi da soli. Ma ovviamente c'è un problema sostanziale: i francesi, e non solo, non vogliono che i tedeschi abbiano il loro esercito, perché hanno paura che gli possa nuovamente muovere guerra, come è accaduto nel 1870, nel 1914 e nel 1939-40. Quindi cosa fare? Utilizzare lo stesso sistema della CECA per un esercito. E cominciano mille trattative, perché il problema, uno dei problemi fondamentali, che pochi ci pensano, ma perché è banale, però molto importante, in che lingua si parlano persone differenti? Questo non è fondamentale, e da lì iniziarono per anni e anni delle discussioni su facciamo l'armata, no il battaglione, no la divisione, comunità minima, e questo portò a lungo dei problemi. Contestualmente però vorrei riportare alla vostra attenzione che dall'altra parte del mondo, in Indocina, i francesi avevano delle colonie che si stavano rendendo indipendenti. Ho Chi Minh, il leader del Vietnam indipendentista, cerca di rendere indipendenti il paese, appunto Vietnam, e quindi inizia tutta una guerra, una battaglia contro i colonizzatori francesi. I francesi non hanno più forza però ovviamente per combattere questa situazione, quindi chiedono l'aiuto statunitense. Gli statunitensi, esatto, dicono: in cambio però vogliamo che voi approviate la CED. Ma i francesi non potevano approvarla perché avevano un 10% a destra gollista, che ovviamente era contrario De Gaulle a un esercito sovranazionale, e un 30% comunista che sapeva: guardate che quello è un esercito anti-Unione Sovietica. I comunisti prendevano ancora ordine dai moscovici. Quindi diciamo che la CED però fu un tentativo che però non ebbe seguito, e tuttora non ha seguito, perché... E infatti perso la Dien Bien Phu, quella famosissima battaglia. A quel punto i francesi portarono in Parlamento, pur sapendo che non sarebbe mai stato ratificato, il delitto del 30 agosto, e non verrà più ratificato, addirittura viene rinviato per e Rambos, non è stato ancora più discusso. Quindi che cosa accade? Che c'è stata una brusca frenata, ma questo non significa naturalmente che il progetto si sia arenato. A livello politico si è arenato, e il passaggio successivo, infatti, il primo è Maastricht, quindi più di 40 anni, cioè 40 anni dopo circa. Esatto, però qual è il problema? Che nel frattempo, nel 54,
muore, appunto, abbiamo detto, uno dei protagonisti del pensiero europeista italiano, Alcide De Gasperi, ma questo non significa però il tramonto. Che cosa accade quindi? Che cominciano però le trattative per la Comunità Economica Europea. Quindi si dice, benissimo, abbiamo raggiunto questo accordo sull'acciaio e sul carbone, dobbiamo fare lo step successivo. Quindi i lavoratori devono essere liberi di andare per l'Europa, devono essere liberi di poter lavorare in Germania, liberi di poter lavorare in Francia. Poi ci sono anche vari accordi sull'agricoltura, poi ci danno anche le politiche agricole, vedremo successivamente. Si arriva quindi alla firma del Trattato di Roma. Il 25 marzo del 1957 entrerà in vigore il 1 gennaio del 1958. Ora, il 1957 e il 1958 però sono anni densi di avvenimenti, perché in Italia, diciamo così, la situazione politica è sempre quella. La Democrazia Cristiana è saldamente al governo. In Germania anche c'è il potere abbastanza consolidato. Ovviamente la sede EU non poteva essere altrimenti. Di Adenauer. C'è però un problema in Francia. Perché? Perché la crisi in Algeria raggiunge il suo picco, raggiunge veramente dei picchi drammatici, e la Quarta Repubblica, nata dalle ceneri di Vichy, muore. Al suo posto c'è la Quinta Repubblica e c'è il generale De Gaulle, che europeista non è, e infatti perché è stato possibile creare la Comunità Economica Europea? Perché in quel momento De Gaulle non era ovviamente al potere in Francia, ma c'era una Quarta Repubblica basata sul Parlamento molto debole, i governi duravano un annetto. Comunque, sulla stessa scorta della base, diciamo, del fallimento della CED, anche la CEE, quindi la Comunità Economica Europea, 25 marzo 57, sembrava appunto sull'ordine di fallire. Non fallì perché quando nel 56 i francesi furono impegnati nella guerra di Suez con gli israeliani e con gli inglesi per mantenere Suez europeo e non nazionalizzarlo agli egiziani, l'Inghilterra, per compiacere gli statunitensi, si ritirò. I francesi rimasero da soli con gli israeliani nella guerra, e il grandissimo Konrad Adenauer, che stava in un incontro per creare la CEE, quindi un incontro che non aveva niente a che fare con la politica extraeuropea, no? Riuscì a parlare con, appunto, in questo incontro con Molle, l'allora premier francese, e gli disse, prese dei toni totalmente anti-statunitensi, cosa che Adenauer ovviamente non ebbe mai, poi successivamente non ebbe mai prima, perché stava lì grazie anche agli statunitensi che formarono la Repubblica Federale nel 49, e disse, vedi, questa è tutta la ragione per la ragione del fallimento della tua battaglia a Suez per via degli statunitensi. Se noi avessimo avuto un'Europa unita, forte, allora noi avremmo potuto, voi avreste potuto mantenere i vostri posti coloniali. E quindi per questo che spinge poi la Francia ad accettare la CEE, ma perché avrebbero avuto gli stessi problemi, ricordiamo, 10% gollisti a destra, 30% comunista a sinistra, per non parlare poi nel 62 con la guerra d'Algeria, come dicevi te, torna l'uomo forte, torna De Gaulle, non avrebbe mai accettato, e infatti comincia la famosissima politica della sedia vuota. Però è anche vero che De Gaulle non, diciamo che i partner europei erano un po' intimoriti da quella che poteva essere la svolta francese, perché? Perché un'eventuale uscita, una Frexit, di cui poi parleremo, visto che se ne riparla, visto che è un termine ritornato in voga negli ultimi tempi, avrebbe certamente messo una pietra tombale sul progetto europeo. Certo. De Gaulle però sorprende tutti e fa continuare il suo progetto, anche se tra alti e bassi vediamo la crisi della sedia vuota causata dalla politica agraria, della politica agricola, che è uno dei tratti fondamentali della Comunità Economica Europea, la cosiddetta PAC, cioè il programma agricolo comunitario. Vediamo poi che la Comunità Economica Europea, che è un grande successo, perché poi chiederanno di aderire anche il Regno Unito, che in un primo momento aveva lasciato, diciamo così, non aveva visto favorevolmente questa... E non è un caso che creò l'EFTA, l'European Free Trade Association, no? Che era un anti-CE praticamente. Quindi che cosa accade? Che negli anni 70 c'è però un periodo di stallo, per poi negli anni 80 riprendere slancio. Nell'85, grazie al libro bianco dell'allora presidente della commissione Jacques Delors, che attualmente poi è ancora vivo, scrive insieme al britannico Cook quel libro che farà da
da guida per i paesi dell'allora Comunità Economica Europea per arrivare al Trattato di Maastricht, la tappa fondamentale, che è quella dell'unione, non più comunità, ma unione. E noi parleremo poi di queste differenze proprio con Francesca, subito dopo la musica. Pedro, vaffanculo. È un mio... Pedro. Non lo canti mai? No, mai sentita. No. Bannato. Cioè, Francesca, non è Facebook. Ma ti rendi conto, non conosce Pedro di Raffaella Carrà? Brava. Cioè, lei che di quanto più lontano dal Nazional Popolare conosce Pedro. Ma io conosco Pedro. Aggiornati. Guarda, ma come fa a non conoscere una canzone di Raffaella Carrà? Vieni, canta pure Raffaella Carrà. Cioè, Maracaibo, Pedro... Quanto è bello fare amore da Trieste in giù. Tanti auguri a chi tanti amanti ha. Tanti auguri. La mia conoscenza della musica italiana si ferma a Fabrizio. Oddio, è cosa quella? Sempre la... Sì, è vero, sempre la Carrà. Però mi ricordo come si chiama. Vabbè, sei pronta tu? Ci siamo? Fra poco parleremo con qui Francesca. Sei pronta, Fra? Saluta il nostro pubblico, il nostro grande pubblico. Ciao. Parlerà di Unione Europea e... Eccala, lo lascia pure lei. Ma che ora è? Se lo lasci anche te, ti meno, eh. Come? No, le 7:30. Quindi vado diritto su questo. Vabbè. Aspetta, non sento. Puoi ripetere? Resterai sola. Però, Fra, è anche vero. Però, Fra, aspetta un attimo. Però, se poi tu lo vuoi fare, ok. Mazza, ho creato una reazione a catena. Effetto domino. Però, Fra, non è detto, perché magari il mio stile di gestione riusciva a farti... Marcolino. Ma infatti il problema sarà trovare nuovi redattori sicuramente, perché in due non potranno far funzionare, oppure in tre non potete far funzionare un cioè oddio, potete anche farlo in realtà, perché c'è Maria che manda avanti da sola il programma, quindi... No, lo so. Vabbè, comunque adesso pensiamo alla puntata. Ed eccoci di nuovo in onda, c'è Daniele che ogni volta che rientro mi mena, che c'è? Erano i Led Zeppelin, questo sì che è un gruppo serio finalmente, Francesca grazie per averci messo questo gruppo straordinario. Ma io non capisco questo razzismo nei confronti dei gruppi, perché esistono gruppi seri e gruppi meno seri? No, però no, li sentiamo così poco, qua sentiamo solo Muse, insomma dai, per una volta vengono i Led Zeppelin. Ecco, abbiamo appena asfaltato i Muse, che tra l'altro sono una... rock band di tutto rispetto. Eccezionale, infatti. Benissimo, noi adesso parliamo di questa Unione Europea, perché poi ci fornirai l'assist per parlare di quegli obiettivi che sono stati formulati, sono stati scritti, ma non sono stati attuati. Quindi, questa Unione Europea, ma poi, in sostanza, che cos'è? Allora, sì, l'Unione Europea è stata istituita, come avete detto poco fa anche voi, dal Trattato di Maastricht nel 1992, poi è entrato in vigore nel 1993. È istituita appunto questa Unione Europea, che era concepita non come un'organizzazione internazionale, quindi dotata di personalità giuridica, ma come una sorta di meccanismo di cooperazione intergovernativa tra gli Stati membri della Comunità Europea per quanto riguarda il coordinamento delle politiche relative agli affari esteri e per la cooperazione nella giustizia e negli affari interni, che sono appunto materie che non erano di competenza della Comunità Europea. Poi nel 2007, con la firma del Trattato di Lisbona, viene sancita pienamente quella che è la sostituzione, il passaggio effettivo dalla Comunità Europea
all'Unione Europea, che viene configurata quindi a configurarsi quindi come un'organizzazione internazionale in senso proprio. Per quanto riguarda, diciamo, la struttura, l'Unione Europea è dotata sia di un apparato istituzionale che opera in funzione degli interessi e delle politiche dell'Unione Europea, e sia di un sistema giurisdizionale che garantisce sia l'applicazione che l'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione Europea. Ovviamente è dotata di alcune istituzioni, sono cinque, sono il Consiglio Europeo, poi abbiamo il Consiglio dell'Unione Europea, la Commissione Europea, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e il Parlamento Europeo o Europarlamento. Essendo comunque l'Unione Europea anche una, diciamo, unione a livello economico e monetario, si è dotata di un'altra istituzione in tal senso, che è la Banca Centrale Europea. Ma al suo interno l'Unione Europea contempla all'interno della sua struttura tre diversi settori. Viene spesso raffigurata come un tempio greco, con tre colonne. I pilastri. Ecco, sì, i pilastri. Abbiamo il primo pilastro, il pilastro, diciamo, centrale, che è quello delle comunità europee, quindi che comprende CE, Euratom e CECA. Poi il pilastro della politica estera e di sicurezza comune, noto come PESC, e poi il pilastro della cooperazione in materia di giustizia e di affari interni, quindi che compete quelle che le politiche inerenti all'immigrazione, alla lotta contro il traffico di stupefacenti, la criminalità organizzata internazionale, eccetera. C'è una bella differenza tra questi tre pilastri, o meglio, il primo, quello, il pilastro centrale, quello della comunità europea, si affida, per quanto riguarda i processi decisionali, a un metodo comunitario, cioè tutte le decisioni sono prese a livello comunitario, e questo metodo prevede una maggioranza qualificata, maggiori poteri al Parlamento europeo, il controllo della Corte di Giustizia e l'adozione di atti giuridici direttamente applicabili, a differenza invece degli altri due pilastri, quindi quello della politica estera e sicurezza comune, della cooperazione in materia di giustizia e di affari interni, che si avvalgono del metodo intergovernativo, cioè queste decisioni sono prese in riunioni intergovernative tra i rappresentanti dei Paesi membri. E questo metodo prevede l'unanimità, quindi non la maggioranza qualificata, e un minor ruolo del Parlamento europeo, non prevede la giurisdizione della Corte e né tantomeno atti di legge direttamente applicabili. Quindi queste sono in sostanza quelle che è la differenza tra diciamo, questi tre pilastri che vengono a costituire e a strutturare l'Unione Europea. E diciamo che un quarto pilastro, che però non è menzionato direttamente nel Trattato di Maastricht, ma ricopre un'importanza naturalmente fondamentale, è la moneta unica, certo. È l'euro, perché quello è un altro tassello per unire finalmente nazioni diverse culturalmente e politicamente, unirle, ma è un'unione imperfetta, perché è un'unione monetaria, spesso l'avrete sentita questa formula, è un'unione monetaria ma non finanziaria, e poi capiremo anche perché, il perché di questa differenza. Noi per adesso andiamo in musica. L'Euratom. Appunto, infatti stavo dicendo, ma perché questo? E che sta mettendo mia Martini? Comunque, perché mi ha messo After the Love Has Gone? Proprio una botta d'allegria. No, però sto di dopo Radar Ending. Ti piacciono, eh? Non l'hai mai sentita? È una canzone struggente, però. After the love is gone. Scusami. Una canzone che amo degli Earth, Wind & Fire è sicuramente September. Non c'era Facebook, non c'era Twitter, non c'era Instagram, ma LinkedIn. Do you remember? Sì, mi è arrivato. Herrera, non fare il finto intellettuale, dai, ma smettila. Ma come fai a leggere da qui a lì? Non ci credo. Attenzione, qui arriva di un invito a smettere a fare l'intellettuale. Da un coglione, però. Molto meglio il ragazzo che sta sopra qua. Chi Herrera, mi insulta di più? Herrera gay. Herrera gay e finto intellettuale. Cioè, lo hanno cassato nel giro di pochi minuti, gli hanno dette di cotte e di crude, gli hanno dette. Ma gli hanno detto, Herrera gay, Herrera falso intellettuale, manca solo Herrera laziale, e poi abbiamo chiuso. Però c'è un Herrera ascolta solo Sia,
questo è straordinario. Però Vitalizzi, Camera, sia contributo di solidarietà per 3 anni. Me lo faccio dire però da quel ragazzo là che gioca in Serie A di calciotto. È un signor giocatore, quando lo porta a giocare a 11 è devastante. Ma chi ti ha detto che era gay? Sì, Lele. Vabbè. È un signor giocatore. Esterno. Che era? 7:38. Vuoi andare a finire? No, dovrei andare via prima. Ti scuccia. Hai visto il film con De Sica in cui fa il fotografo paparazzi? Dai, mi scoccia, ti scoccia. Dai, sono grandi film quelli. Belli. Grandi momenti. Tipo, vabbè, ma vediamo se possiamo dire. Big moments of my life. Niente, Francesca non sta a riprendere, sta proprio lì. Fra? Sta proprio lì morente. Cioè, gli ho dato una mazzata, gli ho dato stasera, manco gli avessi detto, guarda, devi ritornare in Sicilia, devi ritornare. Minchia, Ragusa. Ma tu sei catanese o ragusana? Ragusa. Ma, senti, ma tipo Enna potrebbe essere la provincia in Italia più alta? Più alta? Sì. Anche il sindaco, Crocetta. Beast. Mia Martina. Che attenzione, cambiano... Una lettera, ma cambia tutto. No, ma cambia tutto. Cambiano le vocali, ma il resto... Benissimo, noi appunto abbiamo parlato di questo quarto pilastro non scritto, non menzionato, ma altrettanto importante. Perché? Perché poi è anche l'oggetto più discusso. È anche l'elemento più discusso dell'Unione Europea, e cioè la moneta. Mi guarda attonito, pensavi che fosse l'ultima dichiarazione dell'olandese Verstappen che ha detto che noi spendiamo tutti i soldi in alcol e donne? No, pensavo fosse la PESD, la politica estera di sicurezza e difesa, che è differente dalla PESC. Ah, wow, come siamo in avanti, guarda. Questo è l'asso. Vedi, lui è un uomo che non spende tutto in non spende tutti i suoi soldi in donne e alcol. E però dobbiamo parlare dell'euro, perché? Perché l'euro, appunto, lo sappiamo tutti, è la moneta unica che è entrata nelle nostre vite tra il 2001 e il 2002, io lo ricordo benissimo, bambino, piccolino, che andavo a prendere le monetine per mia nonna, è stato un grande cambiamento, è stato un enorme cambiamento, perché? Perché si è soggettata la politica monetaria, quindi dei tassi, a una banca centrale, che è la Banca Centrale Europea, ma le politiche finanziarie sono rimaste in capo agli stati. Quindi noi abbiamo una moneta che è sovranazionale e poi abbiamo le politiche finanziarie che si discutono al massimo, se vogliamo discutere in Europa, discutiamo tra i ministri dell'economia e delle finanze, l'Ecofin. L'Ecofin. Tuttavia ha delle positività, anche se oggi lo ricordiamo sempre meno. Insomma, la moneta unica, no? Sì, sono, diciamo così, che i detrattori dicono che l'euro abbia... innanzitutto è antidemocratico, partiamo da quello che è l'antidemocraticità. Perché? Perché i governi non possono decidere se svalutare o meno la moneta. Diciamo che era un costume un po' dei governi prima dell'euro, quello di svalutare la propria moneta... Per favorire le esportazioni. Per favorire le esportazioni e, diciamo, impedire le importazioni. Però questo era appunto un'azione che andava impedita e già nel sistema precedente l'euro, il famoso serpente monetario, era non solo sconsigliata, era vietata. Però poi la facevano tutti e infatti svalutando uscivano dal famoso serpente. Dal famoso serpente. Un range. Esattamente. Questo appunto dava una mano alle esportazioni, però non era corretto perché quando lo si riceveva dagli avversari... Soprattutto appunto, era uno strumento... in un mondo che è radicalmente cambiato, perché, perché parliamo lì di economie su scala nazionale. Adesso parliamo invece di un'economia globalizzata, quindi dietro a una moneta ci deve essere, insomma, un'economia molto molto forte. Io poi vabbè, non sono un economista e neanche gli economisti hanno il dono della preveggenza e non possono conoscere naturalmente tutti quelli che sono gli esiti di una scelta importante come quella di lasciare l'euro. Però è anche vero che lasciando la moneta unica, come ad esempio propone la Le Pen per la Francia,
significherebbe ritornare al franco. Ma ritornare al franco in quali condizioni? Sicuramente una Francia da sola. Cioè, da sola, e sicuramente cosa che ormai è appurata, perché noi ce lo dimentichiamo, ma l'Italia ha vissuto una crisi durissima tra il 92 e il 93 che ha portato a una finanziaria la più grande di sempre, lacrime e sangue, alla più grande svalutazione di sempre della lira. Ecco, la cosa principale sarà sicuramente il ritorno dell'inflazione galoppantissima. Oggi abbiamo un'inflazione relativamente bassa, addirittura siamo in una situazione di deflazione che incredibilmente si ritiene in contemporanea, quindi appunto il contrario dell'inflazione. Quindi i prezzi si abbassano, però ecco, sicuramente c'è da dire che anche il livello di tassi di interessi bassi ha portato il costo del denaro a livelli più bassi del dopoguerra, e quindi più investimenti. Cioè, oggi parliamo, no, dell'euro come una grande problematicità, però dall'altra parte c'è anche da dire che, analizzando qui i dati degli ultimi anni, anche avendo a che fare con la crisi finanziaria ed economica del 2007, 2008, esatto, 2009 e dei fondi sovrani del 2011, l'euro è stato anche una base solida su cui aggrapparsi. Le singole monete avrebbero avuto più grandi problematicità. Però è naturale che questo qua è sempre un discorso, come vale per l'opposto, vale anche per questo di discorso. L'economia non è una scienza esatta, come insegna il caro professore Gian Cesare Romagnoli, professore di economia, di politica economica a scienze politiche. Non è una scienza esatta l'economia, quindi non sapremo mai se poi effettivamente potrebbe essere quel cataclisma se la Francia o l'Italia o la Germania uscisse. È chiaro però che sarebbe un colpo durissimo all'Unione Europea e alla moneta unica. Perché? Perché uno dei membri fondatori dell'Unione Europea, della Comunità Economica Europea, dell'Unione Europea e della moneta unica si sfilasse, è chiaro che il progetto andrebbe molto molto prima politicamente e poi economicamente. Quindi, se da un lato si parla di unire le politiche finanziarie, ad esempio introducendo una tassa unica sul commercio, quindi un'IVA a livello europeo, dall'altra invece si discute addirittura di uscire dalla moneta unica. Quindi, insomma, vediamo due scenari completamente opposti che si stanno scontrando, perché poi il tema, soprattutto nelle attuali elezioni presidenziali francesi, è entrato prepotentemente in campagna elettorale. Cioè, la Francia deve rimanere nell'Unione Europea o deve ritornare al franco, deve uscire dalla NATO e deve uscire anche dall'Unione Europea? Bene, vedremo, perché poi c'è stato anche il dibattito tra i 5 candidati presidenziali. Allora, ovviamente saluto Roberto, saluto Coco come al solito, Alessandro ancora di più, non utilizzare XD, io ti saluterò ancora più facilmente, più volenterosamente. Coco dice che la ragazza in studio con voi se vuole ammazzare. No, non è vero, guardala. No, no. Ma si vuole ammazzare perché è vicino a Daniele. Bloody hell. Vogliamo iniziare con... Hai detto quelli del no. Politiche presidenziali. Dai, balla, balla. Vai, balla, Daniele, balla. Vogliamo iniziare? Ma vedi che tu senti alto? Perché l'ha messo lei alto. Franci, chiudi la porta. Perché chiudi? Dove va? No, non sono più. No. Non ci scava via. No. Ma tu quando è il treno o l'aeroplano di ritorno? Quando è l'aeroplano di ritorno? Magari l'aeroplano, l'auto. Quando? Non credo prenotare, però penso che ci sei. Settimana prossima non ci sei? Settimana prossima quanto abbiamo? 29. No, non ci siamo, perché devo portare a termine la tesi che devo consegnare. No, vabbè, allora dobbiamo vederci una serata, magari lì ci vediamo. Noi andiamo a prendere una cosa al greco. Vabbè, ciao, però mi raccomando, quella brava. Pure tu, mi raccomando. Sì, sì. Sono lui? Io sono bravo per questo. Sì, guarda. Su di te. Nel frattempo c'è la nostra Francesca che canta su note di Car Wash, che manco, cioè che proprio Cristina Aguilera sposta del levate. Ciao. 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 Buon tutto. Buon ritorno a casa. Grazie. Ciao, ciao. 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 E siamo tornati in due. Eh sì. Che
Che palle, sempre con questo, ma che devo fare io? Come vuoi iniziare? Ti ho detto con le elezioni presidenziali. Ah, hai detto un'altra cosa, mortacci. Oh, ho detto adesso, alla fine, ne parleremo subito dopo. No, ok, quello l'avevo sentito, no, però... non mi ascolta, non mi ascolta. Vedi, questo è il motivo principale per cui è andato. Aridate gli sconocchia. Aridate c'è sconocchia. No, aridate gli, non aridate. Non aridate c'è, così rimango nel programma. Mamma mia, che paura. Ci siamo, fra poco possiamo rientrare. Dormi più di 9 ore? Ecco cosa rischi. Ma chi è che dorme più di 9 ore, regà? Tu riesci a dormire più di 9 ore, ma come fai? Dai, su, sei a 14. Ah. Giusto. Ma puoi togliere sta canzoncina qua? Stiamo rientrando. E noi ritorniamo dal lavaggio di macchine di Cristina Aguilera. Bella sta scena del lavaggio di macchine di Cristina Aguilera. Beh, di Cristina Aguilera molto. Insomma, è una bellissima visione. Francesca fa così con la testa, pure lei annuisce, annuisce. Vabbè, ma chi è che direbbe il contrario? Scusami. Cioè, non... Fammi a trovare qualcuno che direbbe il contrario. Però noi torniamo seri dopo Cristina per appunto affrontare un tema che ci è particolarmente a cuore, cioè la campagna elettorale francese. Perché? Perché stiamo appunto parlando che l'Unione Europea è prepotentemente entrata nella campagna elettorale francese e proprio l'altro giorno si è tenuto il dibattito, uno dei primi dibattiti, per l'Eliseo, perché ricordiamo che quest'anno scade il mandato di François Hollande, il quale lascerà l'Eliseo perché non si ricandida, e il primo turno delle presidenziali è fissato al 23 aprile. Mai nessun presidente nella storia repubblicana della Quinta Repubblica Francese è stato eletto al primo turno, e quindi è quasi sicura. Perché? Perché si candidano tutti sostanzialmente, c'è una scheda lunghissima, e quindi si accederà al secondo turno che si tiene 2 settimane dopo, e quindi il 7 maggio. Campagna elettorale quindi entrata nel pieno, con i due candidati azzoppati. Sicuramente Fillon, perché? Perché sta vivendo ormai una bufera, perché ha colpito anche lui stesso, cioè prima scandalo, la moglie, poi i figli e infine anche lui. Quindi lui, il ministro degli interni socialista, anche lui indagato per aver affidato degli incarichi retribuiti a tempo determinato alle figlie, pensate che addirittura erano minorenni al momento del ricevimento di questi incarichi, quindi si è dimesso, è stato nominato un nuovo ministro degli interni, è rimasto in carica neanche 100 giorni, quindi vediamo come i due candidati forti sono Macron di En Marche, questo nuovo soggetto liberal socialista, e l'altra invece che è la Le Pen, la quale però non è apparsa in realtà molto combattiva nell'ultimo dibattito, anzi, diciamo che è sembrata molto indifensiva, tant'è vero che i sondaggi post dibattito la danno per seconda con il 20%, mentre Macron è data addirittura al 30%. Sì, infatti i sondaggi hanno dato Macron, quindi il leader di questo movimento En Marche, in marcia, al 29%. Bello il tuo francese. En marche. Il secondo vincitore, se vogliamo così dire, se vogliamo stare appresso ai sondaggi del confronto, è stato addirittura il leader della sinistra. Pronuncialo te se lo sai dire. Mélenchon, non so. Mélenchon. Esattamente. Ha un punto di distanza appunto la Le Pen al 19%. Fillon, anch'esso si è attestato dal 18 al 19%. Infine Hamon, del Partito Socialista, all'11%. Perché la Le Pen non ha sfondato? Beh, probabilmente perché sta vivendo anch'essa questioni di natura giudiziaria prepotenti, non quanto ovviamente quelle di Fillon, ma la questione giudiziaria è stata pochissimo toccata. Evidentemente nessuno dei due ha attaccato frontalmente gli avversari, anche per questo tipo di paura, di ritorsione, appunto, perché in Francia l'argomento del giustizialismo, della giustizia, insomma, è forte, non è una cosa da poco, è sempre importante. Beh, sì, sicuramente è un diciamo così un tema molto importante.
E naturalmente è entrato a gamba tesa nella campagna elettorale francese. Il problema qual è? Che il candidato, cioè, mentre la campagna elettorale di Marine Le Pen sembrava andare a gonfie vele, perché i temi erano quelli, anti-europeista, xenofoba, insomma, intercettava tutte quelle che erano le paure dell'elettorato medio francese, che sta vivendo una crisi, perché la Francia è in crisi economica ancora. Bene, questi grandi temi le sono stati però sottratti in una chiave più liberale e socialista proprio da Macron. Macron infatti è andato molto bene su fisco, su finanza, però non è riuscito, come ha fatto la Le Pen appunto il 20 marzo, a definire così bene il suo progetto, perché in fondo i francesi sono anche un elettorato che si è diviso spesso, eh? Non è che No, certo. cioè l'UMP, il Partito Repubblicano, è stato anche un partito storicamente marcatamente di destra, oggi perché c'è questa rinascita del movimento dei Le Pen, dei Le Pen, però comunque. Il suo no, non essere né di destra né di sinistra, parlo di Macron, lo ha portato poi alla fine ad avanzare un progetto appunto secondo Le Monde, un progetto appunto un po' fatto così, fatto un po' male, a differenza della Le Pen che pur riconoscendo alcuni, diciamo, alcuni tratti errati nelle sue disposizioni, nelle sue proposte, il suo progetto, insomma, è stato chiaro, di parte, fazioso, ma in fondo quello del suo elettorato è quello a che lei spinge. Certo, e ovviamente Rallar seguirà quelle che sono le elezioni presidenziali francesi di questo 2017. E Fra, ultimo blocco, sì, non ti preoccupare. Ultimo blocco perché sono già le 19:55. Ma in borsa chi c'è oggi? Mandato via? Allora vai, togli l'ultimo blocco. Saluti. Senza Turchia? No, perché è tardi già, sono 19:55. Acido Tanto abbiamo bene. parlato abbastanza parecchio, abbiamo. Sì. Sono integrazione europea, è stato un bel esame, secondo me perché maggiormente fatto da Nuti. Nuti è strepitoso, tu non ce l'hai nessuno dei tuoi esami, vero? Però No, perché il mio curriculum europeo. è strepitoso. E avresti avuto. Tu avrai storia di integrazione europea? Già fatto Già io. fa ah, vero, già fatto, però con Fasanaro, no? E quando feci io, l'ultimo mese feci da Fasanare, i primi 2 mesi quanto corse, Nuti però quanto, cazzo No, ultimo, Fra, perché non ce la facciamo a fare tutto, tutti e due. è bravo. Dai, detto, infatti sto arrivando, Flavio mi sta aspettando qua sotto, io arrivo. Senti, visto che questa potrebbe essere l'ultima cena, addirittura l'ultima cena hanno fatto il dipinto, voglio un super selfie nostro, eh? E poi chi è il master dei selfie, eh? Accido per te! Sì, ora che mi ha dato quella cosa là, in bagno mi è venuto in mente, quindi l'uomo spesso che concilia, diciamo. Antonio Forcellino racconta il Mosè di San Pietro in Vincoli, Possibile che bello. mi trovo pieno di ferite? Boh. Dove? Qua. Fai passare al C'è una ferita. freddo. Prozac si chiama questo gruppo. È del 98 questa canzone. Mazza, Pensa. c'ha l'età di mia sorella qua la canzone. Sono un po' come i cosi. Come si chiamano? Quelli di Sanremo, oddio. Il volo. No, quelli del 97-98. Eiffel I 65. Jalissa. Erano bravissimi e si sono persi. Ma sai che la Montalcini scrive: no, fiumi di parole tra noi. Ma tu pensa che la Montalcini gli ha scritto una canzone? Ed eccoci di nuovo in onda e noi dobbiamo fare però un annuncio. Io devo fare
un annuncio. Annunzio Vobis. Annunzio Vobis, però questa volta non il Gaudium Magnum. Perché? Perché dopo un anno e mezzo di gloriosa conduzione di Radar... Ci vedremo mercoledì prossimo. E quindi per questo... No, no, purtroppo devo, diciamo così, il dovere mi chiama e lascerò la conduzione di Radar e lascerò anche il programma. Un cambiamento di formazione, mi piace. Si passa il 4-4-2, tutti in linea. Ormai volevo intervenire solo per fare quest'ultimo blocco insieme. Sono stati quasi 2 anni veramente belli, nel senso che abbiamo trattato di tutto e di più. Quanti attentati abbiamo trattato, quanti una trattati, cosa incredibile. Insomma, mi ricordo ancora la mia prima diretta, il giorno del mio 21esimo compleanno, quindi insomma un bel regalo di compleanno, prima diretta in radio proprio qui con Radar. Io veramente lascio il programma veramente a malincuore e molto triste, non l'avrei lasciato se non per impegni che purtroppo non si possono procrastinare, però lascio con veramente il bagaglio di esperienze e l'esperienza che ho acquisito in questi 2 anni grazie a tutti i ragazzi che hanno collaborato e che continuano a collaborare con Radar anche sotto la mia caporedazione, e soprattutto ho preso e ho, diciamo così, appreso da loro grandi grandi lezioni, e quindi io spero di aver lasciato qualcosa a questo programma, spero che il tutta programma, la carriera di Andreotti ce l'ha tutta lasciato. La carriera di Andreotti, tutta quanta, tutti gli aneddoti andreottiani rimarranno qui a imperitura memoria mia. Io ringrazio tutto il pubblico che mi ha ascoltato anche nei momenti più vaneggianti, più di totale vaneggiamento, 17-18 per dirne uno. Tutti veramente, tutti gli attestati di gratitudine, anche di perché no, anche di soddisfazione per il lavoro che abbiamo fatto, che ho fatto in Radar, e quindi veramente è stato un piacere stare qui con voi a discutere, a parlare dei grandi cambiamenti che ci sono stati, che continuano ad esserci e che ci saranno nel mondo della politica. No, niente lacrimucce da parte mia. Ma da parte mia si sto scoppiando in lacrime. Mi ricorda questo momento l'addio al calcio di Baresi. Diciamo, quando uscì, entrò in quel sottopassaggio, tutto San Siro si sentì, diciamo, vuoto, no? Addirittura il fratello che giocava nell'Inter si sentiva vuoto, pensate un po'. Esatto. E quindi per l'ultima volta a Radar mi accingo a leggere i famosi contatti dove possono trovarci, dove potranno trovare una mia foto sempre ad memoriam. E in via del tutto eccezionale li dirai tutti. Ah, grazie, quali onore. Pagina Facebook Roma Tele Radio a lettere, pagina Twitter Roma Tele Radio con il 3 a numero, Instagram Roma Tele Radio sempre numero, Spotify Roma staccato Tele Radio tutto a lettere, oppure potete scriverci una mail roma teleradio@uniroma3.it tutto a numero, oppure potete ascoltarci sul sito radio.uniroma3.it a numero, ovviamente lo streaming, o potete scaricare tranquillamente e facilmente l'app TuneIn Roma 3 Radio a numero. Per questa sera è tutto, appuntamento la prossima settimana, The Show Must Go On, come canterebbero i Queen. Arrivederci a tutti e buona serata. Ciao. E tutto questo dobbiamo salutare anche i video ascoltatori. Certamente, il pubblico affezionato che mi ha accompagnato, perché loro continueranno nel programma, e insomma, che cosa posso dire? Grazie per averci ascoltato, per averci visto in questo anno e mezzo di dirette lunghe, una cifra che manco Pannella buonanima avrebbe fatto. Pannella e chi altri della Prima Repubblica avrebbe tenuto un discorso così? Non lo so. Ma qualcosa Mattarella e Funari, penso, insieme. Siamo i Mattarella e Funari di Roma del Radio. Al Comintern sicuramente queste cose le avrebbero sicuramente fatto. Quindi grazie a tutti, continuate a seguire Radar, perché i ragazzi meritano. E quindi dobbiamo, diciamo così, continuare il lavoro, The Show Must Go On.
anche senza capo redattore. Ciao a tutti.